anticipazioni il segreto. Alice, condannata a morte. Complotti, sparizioni, intrighi, minacce, aggressioni si colorano di tinte fosche i prossimi episodi della soap spagnola, che come ben sappiamo è ormai arrivata agli sgoccioli della sua messa in onda. Le anticipazioni il segreto garantiscono tantissimi colpi di scena. Dalle anteprime apprendiamo che Adolfo svelerà al fratello Thomas di essere certo che il figlio che Marta aspetta sia suo e non dell'uomo che ha sposato. In seguito tra Adolfo e Ramon avverrà un aspro confronto che richiederà l'intervento di Manuela per essere sedato. Il capitano Huertas, considerate le minacce degli arcangeli, metterà in allarme Alicia, facendole capire di essere finita nel mirino dell'organizzazione segreta. Isabel e uno dei membri della setta poco dopo indicherà un nuovo bersaglio nella lotta alla Repubblica, il sindaco Alicia Urrutia. La sparizione di Inigo preoccuperà ancora i fratelli dello Svisos e la Guardia Civile sarà chiamata a indagare sul caso. Ippolito non riuscirà a tenere a bada la madre Dolores, ormai fuori controllo, a causa dei malesseri dell'amata nipotina. La marchesa è costretta a confessare ai suoi figli la verità sul suo ospite segreto. Dice di aver conosciuto Jean-Pierre più di 20 anni fa e di aver avuto una relazione con lui molto intensa e speciale. Quando è arrivata a Puente Viejo, ha scelto però di proteggere i suoi figli e il suo cognome, e lui, amareggiato, se n'è andato. Ricorda ai marchesi che il loro padre, Simon, era un uomo molto violento e che non intende chiedere scusa per nulla. Il francese, intanto, quando ha modo di restare da solo con la de los Visos, la ringrazia vivamente per la storia che ha raccontato ai suoi figli. Dice che non ha potuto evitare di ascoltarla e si congratula con lei per aver seguito i suoi consigli e aver nascosto ad Adolfo la sua paternità. Secondo l'amante, dal momento che il ragazzo vive con Ilse Rosaval, non è conveniente parlare. Alfonso intanto finisce per confidare a Thomas che cosa lo angoscia: il bambino che Marta aspetta è suo, non del marito. Per giungere a questa conclusione, ha tenuto conto sia dell'improvvisa fuga a Bilbao della donna che del suo matrimonio lampo con Ramon. Quando l'ha interrogata, lei ha pianto e non ha negato. La Guardia Civile si interessa alla scomparsa di Maqueda, assente ormai da giorni. Huertas si convince che la sua sparizione abbia qualche legame con la recente aggressione che l'uomo ha subito, ma poi, ragionando con Thomas, scarta subito l'idea. Jean-Pierre, intanto, non sta più nella pelle quando scopre che dopo un'attenta perquisizione da parte della polizia sono stati trovati a casa del capomastro una valigia e un biglietto di sola andata. Più tardi il capitano Huertas passa a trovare il nuovo sindaco, Alicia. Preoccupato le parla con estrema franchezza: non è in grado di garantirle l'incolumità e le consiglia di dotarsi di una scorta e di filtrare le visite. La Urrutia non ne vuole nemmeno sapere e coraggiosamente decide di correre il rischio. Mattias è d'accordo con lei e coglie l'occasione per congratularsi per il lavoro che sta svolgendo. I due poi ne approfittano per parlare di tutto ciò che hanno vissuto in questi mesi. Sono stati amanti, compagni e persino nemici. Lei gli chiede un grosso favore: occuparsi soprattutto di chi vorrà attaccarla. Marcella ritiene che Mattias avrebbe potuto avere una buona carriera politica se non si fosse concentrato troppo sulla sua famiglia, ma lui le assicura che è soddisfatto della sua scelta. Incarnazione informa sua figlia che hanno liberato suo padre. All'improvviso l'uomo bussa alla porta di casa per la gioia delle due donne. Ramone è sempre più tormentato e non può fare a meno di ricordare gli spiacevoli litigi che ha avuto con la moglie. Il suocero nota il suo cambiamento d'umore e gli offre tutto il suo sostegno, ma il giovane risponde in maniera enigmatica e se ne va, lasciando il solo Zabal molto perplesso. Carolina e Pablo sono più innamorati che mai e si sentono in colpa nei confronti di Marta e Rosa, che invece sono sempre sul piede di guerra. Adolfo cerca di incoraggiare la moglie, ma lei non fa che lamentarsi su cose che lui ritiene inutili e inoltre lo accusa di non prendersi cura di lei come dovrebbe. La ragazza inoltre si lascia scappare che Marta viene maltrattata da Ramon. Il marchese pretende altri dettagli, ma la moglie glieli nega.
Verso sera Ramona arriva a casa esausto e ad attenderlo non trova la consorte, bensì il cognato. I due iniziano a prendersi a pugni e ad avere la peggio, sembra essere il de los visos. Per fortuna si trova a passare di lì Manuela. Attratta dalle urla, cerca di sedare il litigio. Ippolito non riesce a consolare Dolores, afflitta a causa dei continui mal di pancia della nipotina Belen. Gli arcangeli si radunano in gran segreto e la marchesa finalmente si rivela. Invita gli altri a fare altrettanto. Solo il leader della setta preferisce mantenere l'anonimato. Isabel incoraggia tutti a irrigidire le loro posizioni contro i repubblicani. Devono continuare ad attaccare per proteggersi. Emilia e Franziska commentano felici il miglioramento di Raimundo. La Montenegro poi accetta di consultare il dottor Clemente. Vuole trovare una spiegazione scientifica al continuo sbattere di palpebre del marito. Maurizio chiede ad Antonita se ci sono notizie su Macheda. Per la donna quell'uomo è sparito nel nulla, da un momento all'altro. Thomas incontra Jean-Pierre e ha un duro confronto con lui. Gli dice che vuole sapere il vero motivo che lo ha spinto a raggiungere Puente Viejo. Adolfo dà del vigliacco al cognato per aver maltrattato Marta. Ramone invece lo definisce un traditore. A un tratto interviene Don Ignacio, che oltre a rimproverarli per la loro terribile condotta, li prega di rivelargli il motivo della zuffa. I due però preferiscono tacere. Rosa nota uno scambio di sguardi dolcissimo tra Adolfo e Marta e se ne va piangendo. Più tardi Adolfo prega Marta di stare alla larga dal marito e di parlarne subito con Ignacio. La ragazza però lo invita a non intromettersi in questioni che non lo riguardano, lasciandoli intuire di temere le eventuali reazioni avverse del marito. Begonia cerca di calmare l'angoscia di Rosa e le consiglia di eliminare ogni ostacolo alla sua felicità. La figlia prende alla lettera il consiglio della madre. Il dottor Clemente esamina attentamente Raimundo e spiega a Franziska che consulterà altri specialisti. Encarnazione e Urrutia festeggiano il loro amore ritrovato e si recano dalla figlia che si trova in municipio. Ignazio vuole unirsi ai festeggiamenti ma... Jesus lo delude dicendo che le cose, dopo quanto accaduto con la vicenda del giornalista Santos, sono cambiate. Né lui né sua moglie lavoreranno più per la famiglia Sorozabal. Gli arcangeli decidono di attaccare in maniera più aggressiva. Isabel indica un nuovo obiettivo, Alicia Urrutia il nuovo sindaco. Thomas alla notizia tace. Don Filiberto invece, essendo un uomo di chiesa, è sempre più sconvolto in quanto non vuole spargimenti di sangue. Gli adepti lo ammoniscono severamente, devono lottare contro l'ideologia repubblicana e considerare la violenza contro Alicia pienamente giustificata. Al sacerdote non resta che obbedire. Anticipazioni il segreto. Prossime storyline. Marcela fa una scoperta shock sulla suocera. All'insegna del mistero e delle scoperte compromettenti saranno le nuove puntate della soap Il Segreto. Marcela noterà alcune contraddizioni nei racconti di Emilia Ulloa circa il vero motivo che l'ha spinta a ritornare a Puente Viejo. E non esiterà a riferire tutto questo al marito Mattias, il quale verrà invaso da terribili dubbi circa lo stato di salute dei suoi cari a Cuba. Intanto l'interprete di Franziska Montenegro ha fatto delle importanti dichiarazioni sul suo personaggio. Emilia nasconde una verità compromettente e Marcela e Mattias indagano. Le battute finali della soap spagnola saranno davvero da non perdere per i colpi di scena e le sorprese che ci riserveranno. E tra i personaggi che ci faranno più emozionare figurerà sicuramente Emilia Ulloa. Come ben sapete, la donna è ritornata in città per prendersi cura del papà Raimundo, precipitato in stato vegetativo a seguito del rapimento organizzato ai suoi danni dalla crudele Eulalia Castro. Grazie a un articolo pubblicato su un giornale locale, Marcela apprenderà però una cocente verità sul ritorno della suocera. E cioè che ha mentito fin dal primo giorno in cui ha rimesso piede nella cittadina spagnola. E non esiterà a chiedere un immediato confronto con il marito, Mattias Castañeda. Ma come si arriverà a tutto ciò? Sfogliando attentamente la trama degli ultimi episodi della serie, si evince che la locandiera prenderà sempre più consapevolezza di alcune notevoli contraddizioni nei racconti di Emilia. La donna fin dal suo arrivo a Puente Viejo ha precisato di essere partita da Cuba,
dove vivono Alfonso, Maria, Gonzalo e i bambini, e Speranza e Beltrán, nonché Prado e Rosario, pronte a occuparsi dei piccoli in sua assenza, solo per suo padre, per assisterlo, cioè insieme a Francisca, notte e giorno. Tuttavia, a causa di un articolo pubblicato su un quotidiano, Marcella scoprirà che né Rosario né la nipote si trovano sull'isola, visto che la giovane è impegnata in una tournée in Messico, nazione dove ha scelto di vivere insieme alla nonna. La del Molino, dunque, che cosa farà? Riporterà il tutto a Mattias, che inizierà a sentire puzza di bruciato. E gli spoiler precisano che la sua reazione sarà del tutto inaspettata e imprevedibile. Anche se non comprenderà per quale ragione la madre abbia deciso di raccontargli una bugia riguardo alla presenza di Prado e Rosario a Cuba, il Castañeda deciderà di parlarne subito con lei. Ma non saprà affatto come affrontare la questione. Anzi, avrà paura che la donna gli stia nascondendo un terribile segreto, forse un lutto legato alla sua famiglia. Marcella però lo inviterà a indagare e a tenersi pronto a metabolizzare qualsiasi tipologia di notizia, anche la più brutta che vi possa essere. Inoltre aggiungerà che Emilia è una donna leale, onesta e sincera, non avrebbe mai taciuto su fatti così rilevanti. Dunque, alla luce di tutto questo, che cosa sta nascondendo Emilia? Purtroppo le anticipazioni del segreto indicano che la notizia avrà a che fare con lo stato di salute della donna. Intanto la situazione di Raimundo migliorerà e dopo attente indagini Francisca arriverà alla conclusione che l'uomo batte le ciglia per comunicare. In altre parole, non potendo parlare, l'ex locandiere cerca di farsi capire sbattendo le palpebre. La Montenegro, felicissima, un giorno deciderà di munirsi di un abecedario e chiederà al marito di muovere gli occhi quando intende fermarsi su una specifica lettera. In tal modo potrà aiutarlo a formare frasi di senso compiuto e capirlo. Questa grandiosa novità, che permetterà al dottor Clemente di stabilire che Lulloa non ha riportato alcuna tipologia di danno cerebrale importante, perché non basterà a rincuorare l'animo di Mattias. Il giovane infatti vorrà vederci chiaro sul vero motivo che ha spinto la madre a ritornare a Puente Viejo. Alla fine il nostro Mattias scoprirà la verità? Vedremo. Intanto il giovane dovrà occuparsi anche di un'altra brutta faccenda. La vita di Alicia Urrutia verrà messa in serio pericolo dagli arcangeli. La figlia di Jesus verrà per fortuna salvata in extremis da un ragazzo sconosciuto, che già possiamo dirvi in anteprima che non si tratterà di Mattias. La vicenda però, nonostante questo, metterà il Castañeda e la sua famiglia in uno stato di forte agitazione. Anticipazioni il segreto, prossime storyline. Ecco cosa Maria Busas odiava di Francisca Montenegro. Mancano pochissime puntate alla fine del segreto de Puente Viejo, già terminato in Spagna nella prima metà del 2020. Sulle riviste di gossip è possibile trovare dunque aneddoti, interviste e commenti dei protagonisti che hanno animato la serie. A tal proposito, di recente Maria Busas, ovvero la tanto amata quanto odiata donna Francisca Montenegro, ha rilasciato un'intervista ad un noto settimanale italiano, nella quale ha parlato con nostalgia degli anni in cui ha recitato nella soap di successo. La Busas si è dichiarata felice per aver prestato il volto a un personaggio cattivo quanto stimolante. Ha amato moltissimo la sua Francisca, tranne che per un piccolo dettaglio che proprio non sopportava. Quale, vi starete chiedendo voi? La risposta non riguarda i tratti caratteriali della Dark Lady, né le sue malefatte, bensì la parrucca. È stato un vero e proprio tormento per la nostra Francisca tenerla addosso per così tante ore. Anzi, i suoi capelli ancora non si sono ripresi del tutto. Maria Busas, inoltre, non ha potuto fare a meno di trattare la pandemia che ci ha colpiti e che purtroppo è ancora in corso. La parte finale del segreto è stata fortemente condizionata dalla normativa anticontagio. Anzi, gli ultimissimi episodi sono stati girati proprio alla vigilia del lockdown nazionale, per cui, come specificato dall'artista, tutto è stato molto precipitoso e freddo. Maria ha affermato che per via del coronavirus non ha neanche avuto la possibilità di salutare i suoi colleghi o fare un bel brindisi insieme a loro. All'interprete di Francisca adesso resta una bellissima consapevolezza, quella di aver vissuto un'esperienza fantastica e irripetibile, durata ben 9 lunghissimi anni. Per il futuro della Busas
si augura un buon funzionamento dei vaccini. Solo in questo modo si può porre la parola fine a questo incubo che stiamo vivendo già da un anno. Infine, l'attrice si è soffermata anche sui suoi progetti lavorativi. In cantiere ve ne sono diversi, anche se tutto è in stand-by per via del Covid. La fine della situazione che stiamo vivendo segnerà una nuova era per tutti, non credete? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.